Ciao musicofili, benvenuti alla seconda puntata del mio corso per Musicof. E oggi tratterò gli sticking, in particolare gli sticking del gruppo A. Gli sticking gruppo A vedono come diteggiatura implicita, e ora vi spiegherò perché, soltanto i numeri dispari, 3, 5, 7. Per quale motivo? Nello sticking il numero definisce la quantità di colpi presenti in una frase. Quindi 3. Questi sono i colpi che andremo a suonare. Che tipologia di colpi? Ci sarà un singolo e una coppia. Questa è la condizione base per gli sticking del gruppo A. A è riferito alla quantità di singoli presenti nella frase, in relazione alla posizione della lettera nell'alfabeto. A, prima lettera dell'alfabeto, uguale un singolo. B, seconda lettera dell'alfabeto, uguale a due singoli. Ne viene quindi che nel gruppo A io avrò un singolo e minimo una coppia. Questo è detto 3, numero totale dei colpi, A, ovvero un singolo. 5A, un singolo, coppia, coppia. 7A, un singolo, coppia, coppia, coppia. Questo non vuol dire che dovrete suonare terzine, quintine e settimine. Quindi, nel primo esercizio di sticking del gruppo A, Ceffi ha organizzato una parte e si dice con diteggiatura implicita. Cosa vuol dire? Nell'esercizio del gruppo A, troverete degli accenti e dei non accenti. Dove vedete l'accento è sicuramente un colpo singolo. Dove non vedete l'accento sono minimo una coppia. Quindi gli unici sticking coinvolti del gruppo A in quell'esercizio sono il 3, il 5, e il 7. Ok, voglio regalarvi questo esercizio eseguito a memoria. In realtà con Ceffi tutti gli esercizi e tutte le lezioni venivano portate a memoria ed erano 45 minuti a memoria e l'ultimo quarto d'ora di spiegazione per la lezione successiva. Quindi la condizione necessaria affinché questo sistema sia metabolizzato è che ogni settimana voi fissate un target, un obiettivo. Questa settimana imparerò sticking del gruppo A a memoria. Quindi, prima ve lo suono e poi lo analizziamo momento per momento. Vediamo cosa succede nella prima misura. Nella prima misura, analizzando un arto alla volta, guardando solo la mano destra suona visivamente questi movimenti. Cosa sono questi colpi? Fulco la mano destra, tap tap con la sinistra, down con la destra, e la stessa cosa dall'altra parte. Quindi dovete insegnare ad ogni arto a mimare full tap up e down, quindi a gestire il colpo sulla base di quello che suonate e di quello che suonerete dopo. Quindi le prime misure andranno metabolizzate in questa maniera.
Grazie, alla prossima.